benvenuti a tutti coloro che sono qui questa sera per partecipare alla sesta edizione di Aversa Gospel Celebration. Il programma di questa sera vedrà impegnato il gruppo musicale Nuova Pentecoste con il direttore del gruppo musicale, l'anziano Stefano Cristallo, i nostri musicisti, i nostri cantanti, che ci proporranno ancora canti affinché noi possiamo lodare il Signore tutti quanti insieme e insieme a loro. Amen. Avremo un messaggio predicato dalla parola di Dio, da un servitore che ormai fa parte del programma. Siamo alla sesta edizione, tutte le volte Pastore Pietro Varrazzo e la Chiesa di Barra sono stati con noi e noi diamo un benvenuto ai nostri fratelli. E vogliamo subito iniziare con canti di lode alla gloria del Signore, così come Stefano, il gruppo musicale Nuova Pentecoste, ci propone questa sera. Alla gloria di Dio. Agnello di Dio, voglio innalzare il santo agnello di Dio, voglio innalzare il santo agnello di Dio. Questo che siamo qui questa sera, amen.
per innalzare il suo santo nome. Alleluia. Sappiamo che egli è qui in mezzo di noi. Lo crediamo questo? Non vi sento. Alleluia. Cantiamo insieme. Voglio innalzare il santo agnello di Dio. Voglio innalzare il santo agnello di Dio. Voglio innalzare il santo agnello di Dio. Oh, e per questo sono qui. Non ho altra ragione. Voglio innalzare il santo agnello di Dio. Alleluia! Facciamogli un applauso a lui. Lui merita la gloria, l'onore. Amen. Come le acque copre del mare, sarà piena
Alleluia. Alleluia, amen, accomodatevi pure. Continuiamo a cantare insieme. Alleluia! Non vogliamo stancarci di applaudire al nostro Re Gesù con tutto il nostro cuore. Alleluia! Il Signore è qui in mezzo di noi. Amen. Questa sera farà grandi cose. Lo crediamo questo? Alzate le vostre mani. Fatemi vedere se ci credete. Amen. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi.
guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la tua anima. Il Signore è in mezzo a noi, il Signore è in mezzo a noi, per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male. Così bello stare alla presenza del Signore. Sono momenti preziosi che non possono mai stancare un cuore che ha fame, che ha sete della parola di Dio, della presenza di Dio. Io so che anche coloro che sono qui per le prime volte potranno vivere questa sera un'esperienza nuova, forse, perché noi crediamo che il Signore è qui. Benché i miei occhi, dice un coro, non possono vederti,
ma io so che tu sei qui. Con i miei occhi non posso vedere, ma con il mio cuore io posso percepire che questo momento, questo luogo è un pezzo del regno di Dio, del regno dei cieli, che in questo luogo la signoria di Dio, la sua autorità, la sua altezza, la sua magnificenza è sovrana, perché noi sentiamo di appartenere e di essere ciascuno di noi la proprietà particolare dell'Iddio Altissimo. Perciò anche chi è qui per la prima volta, lo incoraggiamo a credere, lo incoraggiamo a zittire forse i pensieri della mente e a provare a vivere quello che noi in questo momento stiamo vivendo, a percepire quello che noi stiamo percependo. Io lo so che tu sei qui, perché tu sei qui, e sei qui, Signore, perché vuoi benedire il tuo popolo, vuoi benedire coloro che sono questa sera riuniti nel tuo nome, vuoi benedire i nostri cuori, vuoi darci ancora una volta un segno della tua presenza, vuoi ancora una volta, Signore, elevare il tuo nome sulle nostre vite. Possiamo cantarlo tutti insieme questo coro?
io so che tu sei qui. Possiamo alzarci ed elevare le nostre mani in quest'ora e possiamo adorare insieme il Signore, possiamo lodare Dio, possiamo vivere questi momenti alla Sua presenza, possiamo percepire questa leggerezza che viene dallo stare alla presenza di Dio, questa calma che invade il nostro cuore. Questa pace che solo in momenti come questi noi possiamo viverla e viverla così intensamente, così profondamente. Quando alziamo noi le nostre mani ci arrendiamo al nostro Dio. Quando alziamo le nostre mani ci sembra di voler toccare il cielo. Ci sembra di stenderci, protenderci verso l'alto, quasi come se volessimo staccarci dal suolo ed essere accolti nelle dimore celesti. Quando alziamo le nostre mani noi adoriamo Dio, noi adoriamo Dio. Il cuore di Dio si rallegra nel ricevere l'offerta del nostro cuore. Possiamo ancora una volta sentire i benefici della sua grazia, il perdono che viene dal sangue prezioso di Gesù che lava e purifica la nostra vita. Possiamo cantarlo ancora una volta insieme. Non possano vederti, ti posso sentire, io so che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore, io so che tu sei qui. Alleluia. Tutti quanti insieme. Il mio cuore cerca la tua. Sente la tua presenza. Perché tu sei qui. Perché tu sei.
sei qui, Signore. Mentre rimaniamo ancora così in comunione, in preghiera, vorrei chiedere al pastore Giovanni Gaudino se può venire per rivolgere una preghiera al Signore. Quanto è dolce la presenza del Signore. Non potremo sostituire questo momento, questo luogo, con nessun altro posto, perché in questo momento, in questo luogo, Dio si sta manifestando in mezzo a noi. Padre Santo, Padre d'amore, ti ringraziamo ancora questa sera, come avvertiamo fortemente la tua viva presenza, come tu sei qui in mezzo a noi. Padre, presentandoti ancora il prosieguo di questo servizio di evangelizzazione, presentandoti anche il tuo servo che porterà la tua parola, possa tu guidare le sue labbra, parlare ai cuori, Signore, ancora questa sera. E per quanti sono qui in mezzo a noi per le prime volte e si trovano in questo luogo, Padre, parla al loro cuore, come tu un giorno hai fatto con noi, Signore. Il nostro desiderio è quello di vedere realizzato presto, Signore, non soltanto in questo luogo, ma in tutta questa nazione, che il tuo regno avanzi in ogni città, in ogni paese, in ogni famiglia, Padre. Ti ringraziamo anche per tutto ciò che tu stai facendo. Grazie anche per coloro che cantano, che suonano, per l'anziano Stefano, e ringraziandoti per tutto il movimento Nuovo Pentecoste, presentandoti ogni cosa nel palmo delle tue mani, Signore, anche per coloro che sono qui e hanno bisogno di ricevere anche liberazione, guarigione, possa tu parlare e liberare il loro cuore, Padre. Ti ringraziamo, Padre, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Bene, solitamente in occasione di riunioni come queste si invita il popolo a dare un segnale di benvenuto alla persona che è a fianco, però invece di darlo alla persona che è al fianco lo puoi dare alla persona che è dietro a te. Sicuramente forse non la conosci, puoi dire benvenuto ad Aversa, benvenuto alla presenza del Signore. E vi trattengo ancora in piedi? Perché in queste serate non svolgiamo le solite attività comunitarie, ecclesiastiche, e faremo la raccolta dell'offerta per sostenere anche le spese che stiamo avendo per l'organizzazione di queste serate. Però naturalmente non vogliamo assolutamente che i nostri ospiti si sentano coinvolti, è un nostro dovere comunitario. Allora, mentre Stefano, il gruppo musicale, ci proporrà un coro, i nostri fratelli passeranno per la raccolta delle offerte. Celebriamo il Signore Gesù. Celebriamo il Signore.
Gesù. Celebriamo il Signor Gesù. Sotto è il accomodarci. E la novità di questa sesta edizione è che quest'anno abbiamo anche il canale televisivo Teleoltre, e queste immagini saranno trasmesse anche attraverso il canale televisivo. Possiamo ringraziare il Signore per questo? Vogliamo dare un gloria a Dio tutti insieme? Alleluia! Alleluia! Grazie Signore.
Abbiamo Anna, una nostra sorella, Anna Tramontano, della chiesa di Barra, che verrà per raccontarci in pochi minuti la sua storia, la testimonianza di ciò che il Signore ha fatto per lei nella sua vita. La invitiamo a venire. So che non si chiede mai l'età, però in questo caso noi glielo chiediamo. Anna, quanti anni hai? 63. Avete visto che bella signora, giovanile e piena di energia. E noi sappiamo anche che sei molto impegnata nella chiesa. Di che cosa ti occupi? Diciamo, mi occupo delle visite, quando ci sono da fare pulizia, un po' di tutto. È bello sapere che ci sono credenti nelle nostre chiese che non hanno assolutamente il limite o il freno della propria età, ma soltanto tanta tanta voglia di mettersi al servizio del Signore. E quindi noi, ci fa piacere ascoltare la tua testimonianza. Pace a tutti, mi chiamo Anna, come ha detto il pastore, conosco il Signore da vari anni e voglio raccontare le meraviglie che Dio ha fatto nella mia vita. Io ero una persona depressa, depressa alla morte, ma quando ho conosciuto il Signore non riuscivo a capire il perdono e questo mi portava a stare male. Ma quando una sera Dio mi ha parlato con una sola parola, ha detto: stai male? Pensa a chi sta peggio di te. Io faccio parte della chiesa di Pietro Varrazzo, sono molto orgogliosa perché è un insegnante meraviglioso. E tramite i suoi insegnamenti ho potuto capire l'amore di Dio, che Dio mi perdonava, che Dio mi amava, che mi accoglieva e che mi aveva preconosciuto prima che io nascessi. Anzi, nel ventre di mia madre lui mi aveva formato e mi amava e mi aveva chiamato a sé. Perdonandomi, ho perdonato me stessa. Dalla sera alla mattina non ho più preso psicofarmaci né medicinali. Non sono più andata dal neurologo, dal psichiatra, dal psicologo, ero piena di tutte queste medicine. Mio marito ogni quarto d'ora mi doveva portare un medicinale, ma Dio, ripeto, dalla sera alla mattina mi ha guarito, mi ha fatto una nuova persona, perché ho capito che Gesù era morto per me, col suo sangue lavava tutti i miei peccati, col suo sangue mi portava a essere una nuova persona, una nuova creatura, una nuova nascita. Gesù è venuto ad abitare dentro di me e giorno per giorno ha lavorato il mio cuore, ha fatto comprendere il balsamo che metteva dentro di me, quel balsamo che nessuno ha mai potuto darmi, quello amore meraviglioso che mi stringeva a sé, mi faceva sentire importante, importante per lui, per il suo regno. E quindi Dio mi ha detto che io sono sua, che mi ha appartato per il suo regno, mi ha appartato per lavorare per lui, il resto della mia vita devo servire lui. Io questa sera voglio dire alle persone nuove che non conoscono il Signore: ascoltate la parola, mettete orecchio, perché Dio parla a tutti i cuori e vuole che ognuno di noi vada a lui. Con la sua mano lui ci prende, ci abbraccia, ci culla. Veramente ci mette in una culla meravigliosa che solo il suo amore può donare e può renderci forti in lui. Voglio dire grazie al mio re, al mio Signore, grazie perché mi fa conoscere le sue meraviglie. Voglio dire che il 1° di aprile sono uscita di casa, una macchina mi ha investito, ho fatto un volo di 3 metri, ma sapete che Gesù mi aveva parlato attraverso il Salmo 91. E veramente le ali di Dio mi hanno preso in braccio, io non ho subito niente, sono stata in ospedale, mi hanno sottoposto a tante radiografie, ma io non ho subito niente perché Dio mi ha preso nelle sue braccia, perché io sono una sua figliola e lo amo. E voglio dire grazie per la mia chiesa, perché è una chiesa forte e potente, come lo siamo tutti insieme, siamo un esercito potente, che nelle mani di Dio possiamo combattere e vincere, perché Lui ha già vinto per noi. Benedico tutti insieme, che uniti possiamo veramente
fare la volontà di Dio e ad arrivare al giorno che Gesù ritornerà e possiamo sentire quando squillerà quella tromba e tutti insieme andiamo con Lui. Pace a tutti. Grazie Anna, grazie per la testimonianza così edificante. Bene, vorrei invitare qui sul palco il pastore Remo Cristallo, che è il pastore che ha dato inizio alla Chiesa Nuova Pentecoste, e noi vogliamo che in occasione di questa serata evangelistica possa dare anche lui il suo saluto e introdurci anche il pastore che ministrerà la parola di Dio. Diamo un benvenuto affettuoso. Alleluia al nome del Signore. È una gioia, anche se in penombra posso vedere che siamo quasi al completo con le sedie. Gloria a Dio! Ma anche per la gioia che sappiamo che questa realtà, questo pulpito si estende notevolmente, proprio perché? Perché grazie al Signore, è stato già detto, ancora questa serata e le serate che seguiranno, con la gloria di Dio, per la gloria di Dio, saranno ancora trasmesse attraverso il nostro canale digitale e attraverso internet, così saranno raggiunti anche quelli che non sono in Campania. Gloria al Signore. La gioia di essere nella presenza di Dio sapendo di fare appieno la sua volontà, è vero fratelli e sorelle? La gioia di sapere che il Signore opererà potentemente. Da questa sera avremo serate di fuoco di Spirito Santo, e siamo certi perché la nostra fede non è una fede artificiosa o artificiale, la nostra è la fede che viene dall'udito e l'udito che viene dalla parola di Dio. Abbiamo sentito la sorella Anna quanto ha detto, quante volte ho incontrato Gesù, Dio mi ha parlato, per molti forse è un linguaggio un pochettino particolare. Noi quando diciamo che il Signore parla al nostro cuore, quando diciamo di aver incontrato il Signore, noi intendiamo, abbiamo fatto un incontro glorioso con la parola di Dio. Alleluia! La Bibbia, la parola di Dio. E questa sera diamo gloria al Signore come lo daremo tutte le sere. Non è uno spettacolo, almeno non riteniamo che sia questo, anche se la presentazione in questa maniera può sembrare spettacolare, ma nel senso spirituale della parola. E per cui, al di là delle nostre persone, noi siamo sicuri che lo Spirito di Dio è all'opera, siamo sicuri che il Signore continuerà a salvare, a guarire, a liberare, perché Egli è vivente, è vivente. Avremo, poi vi sarà annunziato anche per le serate successive, avremo anche serate di preghiera dove presenteremo le persone nuove al Signore affinché colui che è il Salvatore, il Guaritore, il Liberatore manifesterà qui in presenza di testimoni la sua gloria. Amen. E mi fermo qua perché voglio dare spazio al servitore, al pastore ancora, che questa sera predicherà la parola di Dio, il pastore Varazzo, che è diventato ormai molto unito a questo ministero. Non manca mai ogni anno di essere in questa data, quello che è il martedì, con un gruppo di credenti. Questa sera non hanno suonato loro, ma in altre versioni precedenti, altre riunioni precedenti, abbiamo avuto anche la musica. Ma sappiamo che il Signore ha preparato un piano glorioso anche per la chiesa del pastore Varazzo, Pietro Varazzo. Perché? Perché sicuramente il Signore sta preparando un edificio molto grande, molto più grande di quello che c'era, perché dovranno accogliere un popolo molto grande. Alleluia! E Pietro è come un figlio spirituale. E ancora questa sera sono certo che l'unzione di Dio scenderà potente su di lui e lui ancora parlerà da parte del Signore. E parlerà ai cuori soprattutto che sono predisposti a ricevere la parola di Dio. Io credo che tutti i presenti in questo momento possiamo esprimere con poche parole una rapida preghiera. Parla, parla Signore, che i tuoi servitori, i tuoi credenti, i tuoi figli ti ascoltano per fare appieno la tua volontà. E do un benvenuto al pastore Pietro Varazzo, lo diamo tutti quanti insieme. Gloria al nome del Signore.
Vogliamo alzarci per piacere? Ok. Thank you. Fammi mettere un attimino i freni. Sì, sì. Egli è il Signore, Gesù è il Signore, è risorto dalla morte, egli è il Signore. Ringraziamo, ti vogliamo benedire per Gesù, ti ringraziamo perché ha dato scopo alla nostra vita, ti ringraziamo Signore perché sappiamo perché viviamo, sappiamo perché respiriamo e sappiamo Signore il nostro domani, perché il nostro domani sei tu. Ti ringraziamo Signore semplicemente perché ci hai amati, tu Signore ci hai voluti e noi esistiamo perché così a te è piaciuto. La nostra vita ha un significato perché tu sei venuto in noi e noi possiamo comprendere la vita, possiamo respirare, possiamo pensare. E ti ringraziamo perché siamo qui dinanzi a te, possiamo godere dei frutti della campagna, possiamo respirare, Signore, i fiori del campo che tu hai creato, possiamo vedere il cielo, Signore. Ti ringraziamo di ogni bene che ci hai donato. E questa sera ti vogliamo pregare per coloro che non sanno, per coloro che non hanno compreso, per coloro che vivono lontani. La stessa grazia, Signore, che hai dato a noi, ti preghiamo di darla a loro. Nel nome di Gesù. Amen. Accomodiamoci. Bene. Molto semplicemente, noi stiamo qui per predicare l'Evangelo. La parola Evangelo significa buona notizia ed è sempre una buona notizia perché alle spalle del Vangelo, al centro del Vangelo, nei contorni del Vangelo, il Vangelo è preceduto dalla stessa persona, ossia da Gesù. Per cui è sempre una buona notizia perché Dio non ce l'ha con noi. Dio ci ama così come siamo e nel momento in cui ci incontra ci libera da come siamo e ci fa diventare simili a Lui.
Per cui l'Evangelo diventa una buona notizia, perché tocca le sfere del nostro pensiero, tocca le sfere del nostro cuore, tocca le sfere dell'anima nostra e ci riordina, ossia ci ridà la dignità di vivere su questa terra come Dio desidera. Questo implica una guarigione interiore, implica una libertà dal peccato, questo implica una libertà dalle afflizioni, dalle oppressioni, che sono un po' la conseguenza dei travagli vissuti, del nostro peccato e di quant'altro abbiamo potuto ereditare. Per cui conoscere Gesù, così come avete già ascoltato attraverso i canti, attraverso la testimonianza, diventa una necessità per noi, non è un opzional della vita. Per cui noi stiamo qui a predicare l'Evangelo perché sappiamo che l'uomo ha bisogno di Gesù. Ha bisogno perché vive lontano da Dio, ha bisogno perché tocca con mano la sua lontananza a causa delle malattie, a causa della separazione. Ha bisogno di Gesù perché non sa il suo domani. Quando viene Gesù nella nostra vita, egli diventa il nostro passato perché cancella il nostro peccato, diventa il nostro presente perché possiamo vivere in sua compagnia e diventa il nostro futuro perché da qualche parte è scritto: quando anche attraversarsi l'ombra della valle della morte, io non temerei male alcuno. Ora, stando così le cose, Gesù diventa il nostro riposo. Non è l'angoscia Gesù, non è una religione, non è un travaglio. Egli pone fine alle nostre angosce, pone fine ai nostri travagli e pone fine ad una vita squallida, inutile, immersa nel peccato o in quant'altro ha rovinato la nostra esistenza. Questo fa Gesù ed è Gesù che è venuto per questa ragione. Chiaramente Gesù si incontra con noi questa sera attraverso la musica, il canto, la parola. E io credo che Dio sta cercando uomini che abbiano la sincerità di incontrare con Lui. Cioè, ciò che muove la mano di Dio è la vostra sincerità, il nostro non scusarci più, il nostro ammettere la nostra responsabilità e il nostro credere che Lui è venuto per me. È venuto per tutti, chiaramente, ma questa sera è venuto per voi perché è un appuntamento speciale. È un appuntamento laddove Dio si vuole incontrare con le nostre necessità, con i nostri dubbi, con le nostre perplessità e chiarirci le idee, perché Lui è il Signore. Noi crediamo che in Lui abbiamo tutto nuovo, tant'è vero che la parola di Dio dice che se noi crediamo in Lui diventiamo una nuova creatura, ogni cosa è nuova, le cose di prima sono passate, così come abbiamo un nuovo nome, così come un giorno ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Così come oggi abbiamo ogni cosa, un domani avremo tutto nuovo da parte di Dio. Noi crediamo nella parola di Dio, che è l'unico strumento nelle nostre mani, guida della nostra fede, della nostra morale, guida dei nostri pensieri. Egli si è articolata la parola di Dio in modo tale da poter consentire a noi, esseri pensanti, di incominciare a pensare un nuovo modo di essere e allineare i nostri pensieri ai pensieri di Dio. Chiaramente noi possiamo avere pensieri ingarbugliati, pensieri angosciati, dovuti a shock della vita, dovuti a situazioni che hanno un pochettino squilibrato la nostra esistenza, come pure avete sentito, le depressioni o quant'altro. Che cosa farà Dio? Ci lascerà così? Ci lascerà morire sotto forma di una vita che non ha il sapore di niente, che spera di morire e quando poi si trova vicino alla morte ha pure paura di morire? Dio è venuto per noi, perché sa che da soli non ce la potremmo proprio fare. Per questa ragione la Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù. Ora, dare Gesù significa che Dio conosce che da soli noi non ce la facciamo a causa del peccato e a causa di una serie di situazioni che cercheremo in un momento molto breve di far comprendere a voi e di ricordare a noi, perché la parola di Dio che noi abbiamo serve per la nostra salvezza, ma serve anche per la nostra maturazione, serve per la nostra crescita ed è qualcosa di straordinario, perché è un pozzo senza fine, uno scrigno. Quando noi apriamo la parola di Dio, si apre la mente di Dio, si apre il cuore di Dio, si apre il futuro di Dio e ogni cosa ci sembra molto più logica di quello che è senza la scrittura. Per questo motivo noi prestiamo fede nella parola e crediamo che Dio abbia suscitato e spinto uomini per far scrivere determinate verità affinché noi oggi, nel leggere queste verità,
possiamo capire il pensiero di Dio, possiamo capire le matrici che stanno dietro, possiamo capire quelle che non sapevamo a causa della nostra limitatezza, ma anche come Dio si è mosso per liberarci, per benedirci e per metterci in una condizione di stare bene con Lui, con noi stessi, con tutti quanti noi e di vivere una vita straordinaria. Io non mi stancherò mai di dire che è una cosa straordinaria la mattina aprire la finestra e dire che bello vivere e che bello vivere per Dio che ci ha salvati, che ci ha redenti e che ha fatto di noi delle persone insignificanti, figli di Dio, discepoli del Signore, che lo possiamo servire con tutto il nostro cuore nell'attesa della sua venuta, come abbiamo letto, per entrare nel regno dei cieli. Ora noi leggeremo dei versi della Bibbia. Questi versi a che cosa servono? Servono a stimolare in noi un pensiero. Cioè Dio che cosa fa? Si serve della parola scritta oltre 2000 anni fa per stimolare la nostra mente a pensare e a ricevere qualcosa. Noi crediamo che la Bibbia è attuale, benché scritta oltre 2000 anni fa, benché racconta storie di guerre, storie funebri, storie di canti, storie d'amore, storie di popolo, di nazioni, benché racconti un pochettino storie di personaggi, di donne, di uomini, di bambini, ma in sostanza racconta la nostra storia e ci consente, stranamente anche questa sera, di ricevere la nostra benedizione. Quando parliamo di benedizione, noi parliamo di un cambiamento di stato d'animo, stato psicologico, stato fisico, stato morale, stato spirituale, che permette a voi e a quelli che stanno fuori da queste quattro mura, che permette a tutti quanti di vivere bene dentro, di vivere bene con il Creatore e di godere di questa esistenza, perché assumiamo il perché stiamo vivendo. Un giorno Pilato disse queste parole: "Ecce homo", ossia questo è l'uomo. E potete immaginare Gesù con una corona di spine, con un mantello scarlatto, pieno di sangue che scendeva, in silenzio dinanzi agli uomini, in silenzio dinanzi a Dio, ma era quell'uomo che stava portando i miei peccati e i vostri peccati, le mie malattie e le vostre malattie, le mie iniquità e le vostre iniquità, le mie trasgressioni e le vostre trasgressioni, affinché questa sera, comodamente, con un piccolo passo di fede, con un'apertura di cuore, voi ed io possiamo ricevere pace nel cuore. Ed è questa pace, vedete, che manca nei cuori di tante persone. È per mezzo di questa pace che si fanno conflitti di guerra, ed è per mezzo di questa pace che le persone venderebbero l'anima. Noi l'abbiamo ricevuta gratuitamente da Dio. Il castigo per cui abbiamo pace, dice la Scrittura, è stato su Gesù. E io posso avere pace, tu puoi avere pace. E non è una pace che dipende da qualche oggetto, ma è una pace che dipende dal sangue dell'agnello di Dio, da qualcosa che Dio fa dentro di voi, rimuovendo le cause che determinano le nostre angosce, facendoci dare una nuova interpretazione alla vita, sanando il nostro passato e scrivendo una nuova pagina, quella della vostra esistenza, insieme a Lui. Voi capite che da questo punto di vista vale la pena convertirsi al Signore, vale la pena dare il proprio cuore a Dio, vale la pena essere in sintonia con Lui, perché tutto ciò che Lui farà, come dice la Scrittura, è solo bene. C'è un verso negli Atti degli Apostoli che dice che Dio ha mandato Gesù per benedirci, liberandoci dalle nostre iniquità. Ed è proprio di questo che io vi voglio parlare. Come siamo arrivati a tutto questo? Perché c'è tanta violenza? Perché c'è tanto odio e tanto peccato? Nelle pagine della parola di Dio noi troviamo le risposte e troviamo anche la soluzione e il continuo della vita, perché noi crediamo che la Bibbia ci salva dal peccato, ci salva dalle conseguenze dal peccato, ci salva dal potere del peccato, fino a diventare simili a Lui quando Lui ritornerà.
E io credo che questa sia la storia più straordinaria di tutti i secoli, perché è una storia che non avrà mai fine. Tutte le storie finiscono, tutte le storie hanno un fine, ma la storia con Dio non vedrà mai il fine, perché dice la scrittura che noi regneremo con Lui nei secoli dei secoli dei secoli. E questo pone in essere qualcosa di straordinario, ciò che noi predichiamo stasera, le vostre scelte di questa sera, tutto ciò che noi decidiamo questa sera viene registrato nella mente di Dio ed assume un grande valore quando noi riceviamo Gesù nella nostra vita. Voglio leggervi un pezzo della scrittura molto breve che dà scopo a quanto ci stiamo dicendo. C'è un pezzo nell'Antico Testamento che dice così nel libro delle Lamentazioni, nel primo capitolo, al verso 19, a verso 9. Dice: la sua iniquità era nei lembi della sua veste, non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente, senza che nessuno la consoli. O Eterno, guarda la mia afflizione, perché il nemico trionfa, l'avversario ha steso la sua mano su tutti i tesori, perché ha visto le nazioni entrare nel tuo santuario, quella a cui avevi detto di non entrare nell'assemblea. Tutto il popolo sospira in cerca di pane, danno le loro cose più preziose in cambio di cibo per riprendere vita. Guarda, o Eterno, e considera come sono diventato spregevole. Ecco, la scrittura è il libro delle Lamentazioni, libro scritto da Geremia, in un tempo straordinariamente brutto del popolo di Israele. Coglie un aspetto che voglio che voi imparate insieme a me. La sua iniquità era nelle pieghe della sua veste, per questa ragione non pensava alla sua fine. Ora, la nostra Bibbia che voi avete nelle mani o che potete comprare in qualsiasi libreria parla del peccato, ma parla anche della trasgressione, parla anche dell'iniquità. E Dio, quando si è incontrato con l'uomo, ha avuto a che fare col suo peccato, con la sua trasgressione e con le sue iniquità. Tant'è vero, nel capitolo 53 del profeta Esaia, che se avremo modo di leggere, leggeremo proprio queste parole: egli ha portato le nostre trasgressioni, si è caricato delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui. Sembrerebbe dalla scrittura che benché trasgressione, iniquità, peccato, sembrerebbe che ci sia una piccola differenza che noi vogliamo sottolineare questa sera, perché Gesù è venuto per rimuovere l'iniquità, è venuto per cancellare il peccato ed è venuto per liberarci dalla trasgressione, ponendo in ciascuno di noi un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di sentire. Ed è evidente che Dio deve avere a che fare con me, con la mia intelligenza, col mio modo di ragionare, con le mie emozioni e con i miei sentimenti. Egli vuole salvare la mia persona e vuole anche guarire la mia persona, perché se ogni cosa egli l'ha portata sul legno della croce, ha portato la mia persona e può guarire tutta la mia persona. Questa è la nostra fede riposta nelle parole. Questo popolo di Israele viveva della legge di Dio, viveva del sacerdozio, aveva una vita consacrata a Dio, ma un giorno, dice la scrittura, hanno incominciato a dimenticare chi era Dio, quelli che loro erano e quelli che rappresentavano su questa terra. Dio ne aveva fatto una nazione privilegiata, un popolo santo, un popolo eletto, che avrebbe dovuto portare la nazione di Israele ad un apice per un'unica ragione: attraverso il popolo di Israele doveva venire il Messia, il figliuolo di Dio. Ma dice la scrittura che l'iniquità era nascosta agli occhi suoi. L'iniquità. Che cos'è l'iniquità? L'iniquità è un modo di pensare, l'iniquità è un modo di agire, l'iniquità è un pensiero che si oppone a Dio, è un ragionamento. Come nasce l'iniquità? Dice la scrittura che nel regno di Dio c'era un angelo chiamato Lucifero, e dice la scrittura nel profeta Ezechiele: egli era perfetto in bellezza, perfetto nel commercio, perfetto nella musica, perfetto nei suoi talenti, perfetto nei suoi comandi, perfetto in ogni cosa, affinché un giorno non si trovò in lui iniquità. E l'iniquità lo fece cadere, perché lui pensava nel suo cuore: io mi eleverò al di sopra di Dio, mi siederò sul trono dell'Altissimo, verrò adorato. L'iniquità è un pensiero che produce un ragionamento, ed è un ragionamento che si oppone alla verità di Dio, ma è un pensiero nascosto che tu non vedi, ma che viene alimentato ogni giorno fino a compiere peccato e trasgressione. E quando la Bibbia dice che Dio vide l'iniquità in Lucifero, lo scaraventò giù. E quest'uomo, questo essere, un giorno ha tentato l'uomo
Penso che tutti sanno la storia di Adamo ed Eva. Penso che tutti hanno appreso un giorno che questo serpente disse: se voi mangerete quel frutto, voi non morrete affatto, ma sarete simili a Dio. Trasferì in Adamo ed Eva l'iniquità, un modo di pensare contrario a Dio, un modo di pensare contrario alla parola, un modo di pensare contrario alla bontà e alla verità di Dio. Presero il frutto, ne mangiarono, e quando si nascosero, perché Dio chiamò Adamo ed Eva, l'iniquità si mise in moto. Adamo si giustificò, giustificò il suo peccato. L'iniquità stava facendo i primi passi. Eva si giustifica perché fu il serpente. L'iniquità è un modo di pensare che si oppone a Dio. Ed è questa iniquità che noi abbiamo ereditato tutti quanti. Cioè è un modo di pensare che non fa tener conto che noi cadiamo nel peccato, cadiamo nella trasgressione, cadiamo contro la parola di Dio. È venuto Gesù, è venuto il mio Signore, e Lui ha conosciuto che noi abbiamo peccato, conosce che dentro di noi c'è iniquità, cioè c'è un modo di pensare che si oppone alla verità di Dio, per ignoranza si oppone alla volontà di Dio, perché non conosciamo la verità, si oppone alla volontà di Dio perché siamo diventati religiosi, si oppone alla volontà di Dio perché pensiamo di potercela cavare, si oppone alla volontà di Dio perché noi pensiamo che da soli siamo in grado di fare e di dire. Egli ha letto l'iniquità in noi tutti, egli ha letto il peccato in noi tutti, egli ha letto la trasgressione. Se avessimo tempo di leggere delle porzioni della scrittura, io vi farei notare che l'iniquità è una barriera con Dio. Dice nel profeta Isaia: sono le vostre iniquità che hanno fatto una barriera fra me e voi, sono le vostre iniquità che non mi permettono di guarirvi, sono le vostre iniquità che vi fanno allontanare da me, perché è un modo di pensare. Viene Gesù e ci aiuta a correggere il pensiero, viene Gesù e ci aiuta a correggere la preghiera, viene Gesù e ci aiuta in ogni campo, in ogni sfera razionale, emotiva e di ragionamento. E che cosa fa? Lui fa qualcosa che occhio non ha visto e orecchio non ha udito. Ci sono dei miracoli invisibili nella Bibbia, ma sono pratici nella nostra vita, tangibili noi diremo. Perché? Perché lui ci dona un nuovo spirito, cioè fa qualcosa dentro di noi che non mi posso aprire il mio spirito e farvi vedere, ma è qualcosa che lui ha fatto in me, perché io mai avrei potuto immaginare che da peccatore di strada oggi stavo su di un pulpito a predicare l'Evangelo. Era per me una cosa inconcepibile, cioè da persona orientata al peccato con la mia mente e con i miei pensieri, mai avrei immaginato che la Bibbia mi dice che una volta che sono in Cristo io ho la mente di Cristo, mai avrei immaginato che se io confesso il mio peccato egli è fedele e giusto da rimettere il mio peccato e perdonare le mie iniquità, mai avrei immaginato che potevo pensare in un modo completamente diverso perché lui trasforma la nostra vita e la rende simile a lui, mai avrei immaginato che se io confesso il mio peccato, egli è colui che perdona la mia trasgressione, rimette il mio peccato e libera il mio cuore fino al punto da darmi fede per essere salvato, per essere guarito, per essere liberato e mettere in me un nuovo modo di vivere, un nuovo stile di pensiero. E allora vale la pena leggere la storia come continua, perché questa è un'autodenuncia da parte del profeta, il quale dice: la sua iniquità era nascosta agli occhi suoi e perché era nascosta non pensava alla sua fine, per questa ragione è caduta. Quante persone cadono vittime del loro peccato, quante persone cadono, muoiono senza conoscere il Signore, quante persone anche quest'oggi, chissà quante persone hanno lasciato questa terra senza sapere il loro futuro, senza sapere che c'è un Salvatore che ha pagato per loro, perché l'iniquità chiude gli occhi alle persone e non fa comprendere la verità di Dio. Ci lascerà così Dio o aprirà i nostri occhi? Ci lascerà così il Signore o ci farà morire nella nostra malattia, nelle nostre iniquità, nel nostro peccato? Sapete, il miracolo vero è questo, che Dio ha mandato Gesù affinché gli occhi del nostro cuore potessero aprirsi e noi in un senso miracoloso possiamo giudicare noi stessi, e giudicando noi stessi e credendo nella sua parola e credendo in lui, noi possiamo essere liberati, guariti, perdonati, e allora si apre una pagina del Vangelo nuova per tutti quanti. Io sono salvato per grazia,
mediante la fede in colui che ha pagato per me. Quando io leggo la scrittura, io leggo una pagina d'amore che Dio mi ha voluto dare. Egli si è caricato dei miei peccati, egli ha portato le mie iniquità, ha portato un modo sbagliato di vivere, un modo sbagliato di concepire il futuro, un modo sbagliato di relazionarci fra di noi, un modo sbagliato. Un giorno un profeta di nome Daniele spiegò il sogno al suo imperatore, e dopo avergli spiegato il sogno disse: o re, fai una cosa, liberati da questa iniquità, utilizza la misericordia, utilizza la giustizia e Dio avrà pietà di te. Quel re non lo volle fare, ma continuò nel suo modo brutto di vivere. E mentre lui pensava che Babilonia l'aveva costruita lui, una voce dal cielo dopo 10 mesi disse: o re, ti viene tolto il regno, ti viene tolto il reame e tu starai nella foresta per un tempo di tempi, fin tanto che non riconoscerai che il cielo domina. Quel re dovette patire per non aver riconosciuto che il suo peccato di iniquità lo metteva contro l'Altissimo. Ma la Bibbia dice che giorno venne, che la ragione gli ritornò, il sentimento verso Dio gli ritornò, e lui incominciò a gridare a Dio e riconobbe che Dio era il Signore. Dio gli restituì ogni cosa fino a farlo rimettere sul trono, ed egli poteva scrivere un grande decreto: io ordino in tutto il mio impero che si loda, che si glorifica il Dio di Davide, perché il cielo domina ed egli dona il regno a chi vuole, lo toglie a chi vuole e nessuno può opporre resistenza al suo nome. Noi questa sera abbiamo un grande desiderio nel nostro cuore. Scopo di queste riunioni, sapete, è quello di permettere a voi di conoscere il nome del Signore. Dice la Bibbia che il nome del Signore è potente in battaglia. Il nome del Signore guarisce il nostro cuore. Il nome del Signore libera l'anima nostra. È sempre il nome del Signore che è un balsamo al nostro cuore. E quando tu ti trovi nella piena afflizione, quando tu ti trovi nell'angoscia, Dio ha fatto un giuramento. Il giuramento è questo: che egli ci tira fuori da qualunque condizione veniamo a trovarci. Come farà lui a volte non lo immaginiamo, ma una cosa è certa: il figlio suo si ritrovò nell'Hades dopo che espiò il nostro peccato alla croce. Suo figlio si ritrovò nel profondo dell'Hades. Ma dice la scrittura che prima di chiudere gli occhi Gesù disse: nelle tue mani rimetto il mio spirito. 3 giorni dopo il Padre lo ha risuscitato. Gesù disse: io depongo la mia vita, ma ho potestà di riprenderla. Eppure mediante lo Spirito Eterno Dio l'ha risuscitato, cioè lo ha liberato dalle angosce più profonde di cui la nostra mente non potrà mai capire, perché quello era il nostro posto dove ognuno di noi avrebbe dovuto andare. E lui ha sigillato questo nella sua parola, affermando che dovunque siamo e chiunque invocherà il nome del Signore verrà salvato, verrà liberato. Questa sera abbiamo già sentito che Dio è in cielo e in terra ed è nel mezzo di noi, ed egli è venuto per salvare, cioè egli è interessato alla tua salute fisica, alla tua salute morale, alla tua salute spirituale. Deve rimuovere il peccato, deve rimuovere l'iniquità, deve rimuovere la trasgressione. È solo in questo modo che i nostri occhi si aprono, e quando si aprono a lui noi lo riconosciamo per quello che egli è, e il nostro spirito è abilitato a riceverlo come Signore, come Salvatore, e possiamo realizzare l'esperienza più straordinaria della nostra vita: la creatura che si incontra con il creatore, la creatura diventa figlio, per la creatura il creatore diventa padre. C'è una simbiosi fra padre e figlio, e possiamo dire con tutta certezza di cuore di diventare figliuoli di Dio, perché lo riceviamo nella nostra vita. Questo vuole fare Dio nella nostra vita, nel nostro percorso, nella nostra esistenza. È evidente che nel momento in cui diventiamo figli di Dio è la nostra prima tappa, e poi c'è la tappa della liberazione,
poi c'è la tappa della fortificazione, poi c'è la tappa della crescita, e poi i nostri occhi si aprono su di un mondo spirituale che per tanti è ancora sconosciuto, ma è qualcosa che Dio vuole dare a ciascuno di noi, perché gli ha piantato la sua chiesa e ha detto: le porte dell'Hades non la potranno vincere, ed egli farà di noi dei soldati, ed egli ha fatto di noi delle persone speciali, perché possiamo entrare a far parte del suo regno, come il suo esercito, come i santi dell'Altissimo, e ha dato a noi la parola della riconciliazione. Paolo poteva scrivere: siate riconciliati con Dio, e noi questa sera vi diamo questo messaggio: siate riconciliati con Dio, siate, fate pace con Dio. Fare pace con Dio non è difficile, basta volerlo nel cuore, basta desiderarlo. Gesù ebbe modo di dire: chi ha sete venga a me, chi ha sete di libertà, chi ha sete di perdono, chi ha sete affinché la mente possa riposare da stasera in poi nella pace. Avete sentito? Pensate che bello, non prendere più psicofarmaci, non dipendere più dall'ossessività di una medicina, non dipendere più da un pensiero ossessivo, non dipendere più da un pensiero ricorrente, ma sapere che in pace dormirò e in pace mi posso coricare, perché Dio veglia su di me. Sapere che Dio è lungo il percorso insieme a te ed egli non ti lascerà mai. Sapere che egli benedice il tuo entrare e il tuo uscire. Sapere che nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Sapere che le acque non ti possono sommergere, il fuoco non ti può bruciare. Sapere tutto questo significa vivere bene. Significa che Dio non si preoccupa soltanto dell'anima mia. Significa che Dio non si preoccupa soltanto del mio spirito, ma il mio essere è interessato a Lui, perché io sono a sua immagine e somiglianza, e i miei capelli sono contati, e Lui sa come mi siedo e dove mi alzo. Lui conosce l'indirizzo di casa mia, conosce gli anni che ho passato e gli anni che mi restano, conosce ogni cosa della mia vita. Credetemi, vale la pena ricevere Gesù nella nostra vita. Toglieteci Gesù, si riceve il peccato, l'iniquità, la trasgressione, le malattie, le brutture, l'antipatia, le sofferenze della vita, l'opera della carne che è infinita, l'opera del nemico che è infinita, che è distruttiva. Noi abbiamo creduto nella potenza del Signore Gesù, ed è una potenza che libera la nostra mente, che libera il nostro percorso e che ci fa entrare nel regno dei cieli a testa alta. Sapete, nei cieli noi non siamo sconosciuti. La nostra anagrafe spirituale vuole che lì ci sta un nome scritto su di una pietruzza. Il nostro vestiario è lì, dove c'è una veste nuova, dove ognuno di noi un giorno potrà entrare con un vestito pulito e dire per l'eternità che a Lui appartiene l'onore, l'ubbidienza, la potenza e la gloria per l'eternità. Come farà Dio questa sera a liberare le nostre anime? Semplice: prima che noi nascessimo, prima che i nostri genitori nascessino, prima che i nostri nonni potessero venire in vita, Lui ha portato le nostre iniquità, i nostri peccati, le nostre malattie. È stato castigato. Quando la Bibbia dice che ha ricevuto la flagellazione, quando ha ricevuto schiaffi a destra e a sinistra, quando lo hanno vituperato, egli lo ha fatto in silenzio per me e per te. Ha sofferto le ingiustizie più atroci, ha dato un esempio di vita, un esempio morale, e non si è mai ribellato, perché ci libera dal rigetto, ci libera dal dolore, ci libera dai frastuoni mentali. Il suo silenzio non è perché Lui non sapeva che cosa dire, ma il suo silenzio faceva parlare le sue azioni. E quando dinanzi a Pilato o sulla croce ha fatto silenzio agli insulti, agli sputi, il suo silenzio era perché vedeva me, vedeva te, che siamo insultati dal peccato, siamo stati insultati dalla vita, siamo stati insultati dai travagli che abbiamo pur potuto ereditare, e ci ha amati e ha detto: io non voglio che loro soffrano, io non voglio che loro patiscono, io voglio dare loro una risposta, una speranza. E laddove speranza non c'è, egli viene e mette speranza. E allora vale la pena aprire il cuore a Dio e dire: Signore, io ho bisogno di te,
cioè ho bisogno di incontrarmi con il mio creatore. Alla croce ci sono due uomini, una a destra e una a sinistra, Gesù è al centro, e mentre c'è una scena straordinaria, un'unica scena irripetibile nella storia degli uomini, un ladrone incomincia a riflettere e incomincia a pensare: io sto morendo a causa del mio peccato, ma Gesù è giusto, non ha fatto nulla. In un momento le sorti di quell'uomo vengono cambiate, in un momento il suo peccato viene rimesso, la sua iniquità viene espiata, la sua trasgressione scompare. In un momento, quando Gesù gli dice una sola parola: oggi stesso sarai con me in paradiso, in un momento l'eternità di quell'uomo è stata risolta. Questa sera potrebbe Dio risolvere la nostra eternità? Cioè, potrebbe Dio, che ci vede, io non vi vedo, vedo soltanto delle piccole macchie, ma potrebbe Dio entrare in ciascuno di noi, rimuovere malattia, iniquità, peccato e trasgressione? E queste cose non è che vanno nel nulla, capite questo? Iniquità, trasgressione, peccato e quant'altro non è che va nel nulla, ma è stato preso e messo sul corpo di Gesù. Egli ha portato le nostre iniquità, egli ha portato i nostri peccati. E quando si accetta Gesù, sapete il miracolo qual è? Che Dio prende voi come persona e vi vede in Cristo. E quando Cristo muore, è come se anche noi avessimo fatto la stessa fine, cioè morti in Cristo. Siamo stati liberati dal peccato, siamo stati liberati dalla morte, siamo stati liberati dal giudizio, dalla condanna. E c'è un verso nella lettera ai Romani che dice: giustificati per fede, abbiate pace in Cristo. E Cristo va nella tomba e anche noi seguiamo Lui. Cristo scende giù nell'Ades e anche noi seguiamo Lui. Ma al terzo giorno Cristo risuscita e anche noi risuscitiamo insieme a Lui. Possiamo vivere una nuova vita, possiamo essere delle nuove creature, tutto è nuovo, le cose di prima sono passate e la libertà nel nostro spirito incomincia a respirare. Possiamo chiamare Dio Padre, possiamo chiamare le persone che hanno accettato Gesù fratelli, possiamo accettare le persone e chiamarle sorelle, perché diventiamo partecipe di un unico Padre e la potenza della croce ha spezzato ogni barriera razziale di religione. Possiamo credere nella potenza della croce per essere liberati dal nemico, dalle tenebre, dalla malattia, dal peccato. Inizia per tutti quanti un nuovo cammino di fede, una nuova speranza, fino al giorno in cui Lui ritornerà. E quando ritornerà, perché ritornerà, noi entreremo nei cieli ed inizierà una nuova pagina della storia, una storia già scritta nel libro della vita di Dio, una storia già scritta nella mente di Dio. E noi comprenderemo perché siamo stati creati, perché dovremo entrare nei cieli. Quello che Dio vorrà da noi inizierà per tutti quanti un nuovo cammino, e sapremo per la prima volta, perché Dio ci ha tanto amato, e sapremo per la prima volta il significato della vita, sapremo per la prima volta Dio come è fatto, e lo vedremo faccia a faccia come Lui egli è. Questa sera noi vi facciamo un invito, ma nello stesso tempo è un ordine. Dio ordina a tutti quanti di ravvedersi in una metropoli di Gerusalemme, dove c'erano i romani, dove c'era miseria, dove c'era malattia, dove c'erano false religioni, dove c'erano gli ennellisti, dove c'erano persone che si erano allontanate da Dio. Unico messaggio era: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il bisogno di questa società, il bisogno di tutti quanti noi, è quello di fare pace con Dio. Fa pace con Dio e ti renderai conto che la tua autostima cresce. Fa pace con Dio e ti renderai conto che il mondo lo vedi con occhi diversi. Fa pace con Dio e le tenebre ti lasceranno. Fa pace con Dio e gli stati d'animi cambieranno. Se tu fai pace con Dio, nuove emozioni, nuovi sentimenti, nuovo modo di pensare, nuovo modo di agire, ogni cosa è nuova. E la Bibbia segna questo dicendo: non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Vale la pena sperimentare Gesù. Questa sera noi stiamo qui per ordine di Dio e invitiamo te a riflettere. Non è una semplice emozione, non è solo un sentimento,
ma è un coinvolgimento di vita. Il ladrone non emotivamente, non in senso mentale, ma dovette riflettere e disse: quest'uomo è giusto, io sto morendo per i miei peccati. Gli occhi si aprono, riconosce Gesù, viene avvolto dalla vita, e benché è morto in vita, perché Gesù l'ha portato con lui. Voi state qui, e state qui per una ragione. Io credo che ogni appuntamento col Vangelo è un appuntamento stabilito da Dio. È Dio che vi ha portato qui, in un modo o in un altro, con un amico, con la mamma, col papà, perché avete sentito, perché avete ascoltato, ma è un appuntamento perché Dio ama te come ama me ed è interessato al tuo domani, alla tua malattia, alle tue emozioni, alle tue ansie, alle tue paure, ed è interessato ad appianare ogni via affinché tu possa comprendere che vale la pena vivere. Ci sono dei pensieri di morte nella vita di tanti, ci sono dei desideri di non vivere, perché questo è frutto dell'iniquità, frutto del peccato. Ricevi Gesù, l'iniquità va via, il peccato cancellato, la trasgressione va via, quello che ti rimane, una nuova vita in Cristo Gesù. Le cose di prima sono passate, la mente si apre, gli occhi si aprono, e lo scenario davanti a te qual è? Beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della vita. Vale proprio la pena ricevere Gesù come Signore, come pastore della nostra vita, come colui che combatte le nostre battaglie, come colui che ci guarisce. Vale la pena, perché Egli è un grande Dio, non ci lascia nella miseria, non ci lascia nella malattia, non ci lascia mai da soli, ma ci dona padri e madri, fratelli e sorelle, una chiesa. E se abbiamo lasciato qualche cosa nel mondo, ha detto il Signore, chiunque lascerà per mio nome e per amor mio, 100 volte tanto riceverà in questa terra e vita eterna per l'eternità. Vale la pena ricevere Gesù. E io vi voglio fare un invito da fratello a fratello. Anch'io ero uno come voi seduto. Io non sono nato in una famiglia evangelica, non sono nato in una famiglia di credenti. Quando si leggeva la Bibbia a casa mia, mia madre prendeva la Bibbia e la buttava per aria, perché non voleva che io leggessi la Bibbia. Poi ho pregato Dio, ho detto: Signore, il tuo nome è maltrattato, la tua parola è maltrattata, ma è mia madre e io ti prego di salvarla, di non tener conto di questi gesti, perché leggevo che l'iniquità era nascosta ai suoi occhi. Per questo si cade, per questo non c'è speranza. Poi ho letto che lui ha portato le nostre iniquità e ho detto: Signore, hai portato le mie, quella di mia madre, quella di mio papà, quella della mia famiglia, salvali. E un giorno il Signore ha salvato mia madre, ha salvato papà mio. Sapete, un giorno papà mi chiama e mi dice: Pietro, io ho un dolore alla testa. Era caduto papà, era caduto un giorno per strada, non aveva detto niente a nessuno, e questo gli aveva portato un ematoma, e dopo un mese dolore di testa enormi, si fanno delle radiografie e si scopre che c'è un grumo di sangue. Io vado a casa di papà, dice: papà, vuoi pregare per me? Papà non era credente all'epoca e c'era molta gente a casa, c'erano tutti gli amici suoi, c'erano i nostri parenti, e lui mi dice: vuoi pregare il Signore per me? Papà ha sempre chiesto a me di pregare per lui nei momenti più difficili della sua vita, aveva fiducia in Dio, ma aveva fiducia che io pregavo per lui. E ho detto: papà, ok, vado a casa, poi ti faccio sapere, prego. Dopo, giorno dopo, sono andato a casa di papà, stesse persone, stessa scena, mi sono seduto sul letto. Tuo papà, hai pregato il Signore? Ho detto: sì papà, ho pregato il Signore. E l'ho guardato negli occhi, ho detto: il Signore mi ha detto una parola, tu morirai. Sapete, per me dire questo a papà mi spezzava il cuore. Ho detto: papà, tu ti farai un intervento chirurgico, questo intervento andrà bene, ma tu morirai. Potete immaginare il silenzio che si fece in quella stanza? Papà mi guardò negli occhi e disse: parlami di Gesù. Gli ho parlato 10 minuti, papà ha pianto un'ora sulla mia spalla. E mentre lui piangeva, mi sembrava di entrare in una sala parto e di vedere una nuova creatura nascere, e di vedere il suo peccato andare via, di vedere tutto ciò andare via.
e dopo quell'ora di pianto, sorriso sulle labbra di mio padre, aveva accettato ciò che Dio aveva detto nel suo cuore, ma aveva anche sperimentato la sua salvezza. Papà si opera, tutto va bene, papà mio muore, ma è morto in Cristo, ha accettato Gesù nella sua vita, e questo ha fatto di Dio un Dio straordinario, perché non ci lascia morire senza avvertirci e senza darci una soluzione. È scritto nei profeti: annuncia all'empio la sua iniquità, avvertilo, diglielo, spronalo, incoraggialo ad uscirne fuori affinché non muoia nella sua iniquità. Voi siete qui, potete essere brava gente all'anagrafe perché non avete mai avuto a che fare con carabinieri e polizia, potete essere brava gente perché potete avere un titolo di studio o un titolo nobile, ma credetemi, siamo tutti quanti stati iniqui, tutti peccatori, tutti trasgressori, tutti polvere. E chi pensate che ci rialza dalla polvere? Il diavolo? Le ricchezze? Solo Dio può fare della polvere di cui noi siamo uomini veri, uomini vivi, fatti ad immagine e somiglianza di Lui. Egli non tiene conto dei nostri peccati, non tiene conto della nostra iniquità, ma tiene conto che il Figlio ha pagato per voi. E questa sera, credetemi, potete avere una malattia o no, potete vivere nell'agiatezza o meno, ma senza Gesù nel proprio cuore non c'è futuro per nessuno. Egli è il Signore della vita, Egli è il Signore del tempo, ed Egli è il Signore dello spazio, Egli è il Signore dell'infinito, Egli è il Signore della vita eterna, Egli è il Signore. E quando i nostri occhi si chiuderanno, quando saremo giù sottoterra oppure saremo su dappertutto, Egli ci richiamerà. Dice la Bibbia che la voce di Dio è potente in battaglia, fa partorire le cerve, e quando Gesù ritornerà sarà una cosa straordinaria. Dovunque saremo, qualunque cosa staremo facendo, se siamo ancora in vita o siamo morti non ha importanza, ma staremo col Signore. È il pensiero che staremo con Dio, è il pensiero che staremo per l'eternità con Dio, mette forza nella nostra vita e ci fa sperare e sperare in un giorno diverso e migliore. Vale la pena che voi insieme a me possiate dire: Signore, entra nella mia vita, fa parte dei miei giorni, fa parte delle mie ore solitarie, liberami dall'angoscia e dalla paura, metti pace nel mio cuore e fa che possa vivere un nuovo capitolo della mia vita. Alziamoci in piedi per piacere, inchiniamo il nostro capo, chiudete i vostri occhi davanti al Signore e abbiate a cuore una sola cosa: Dio è interessato a ciascuno di noi, e il suo interesse va al di sopra di tutto ciò che possiamo immaginare. È scritto nei profeti: anche se tua madre t'avesse abbandonato, anche se tuo padre t'avesse abbandonato, io non ti abbandonerò mai. Possiamo aver sofferto di rigetto nella vita, possiamo aver avuto rigetto dei genitori, rigetto degli amici, Egli è qui per sanare, Egli ci chiama amici, Egli diventa tuo padre, Egli ricolma il nostro cuore. Vale la pena ricevere Gesù, vale la pena sentirsi amati da qualcuno su questa terra. E se mai vi siete sentiti amati da nessuno, sappiate che nei cieli c'è l'Iddio creatore che vi ama, e sappiate che ha messo una chiesa su questa terra che vi ama e vuole che voi possiate sperimentare la cosa più straordinaria e bella della vostra vita: incontrarsi con Gesù, vedere il proprio peccato rotolare, vedere la propria vita insignificante assumere un costume nuovo, sapere che qualcuno si prende cura di noi, sapere che minuziosamente Egli ci aiuta, sapere che non ci lascerà mai, sapere che è sempre vicino a te. Inchinate il vostro capo. Voglio fare un semplice appello, un appello che cambia le sorti della tua vita, le sorti della tua casa, le sorti della generazione che stai vivendo.
Egli ama ognuno di noi, vuole entrare nella tua vita, vuole far parte del tuo percorso, vuole condividere con te le tue sofferenze, vuole darti una risposta, ha necessità di entrare in te, ha necessità di entrare nell'orbita della tua mente. E per poter entrare lui non ti obbliga né ti viola, ma è scritto che lui bussa al tuo cuore. Se noi apriamo la porta, egli entrerà, cenerà con noi, ci darà comunione, ci darà una speranza, metterà i principi di una vita, di un'etica cristiana, di una grande liberazione. Questa sera, nel nome di Gesù, voglio invitare i cuori spezzati, le persone che hanno una mente afflitta, le persone che non sanno dove posare il capo, le persone che vogliono essere salvate, le persone che desiderano che Gesù diventi il loro Signore. Ti voglio invitare ad alzare la mano davanti al Signore. Voglio pregare per te. Scopo della nostra riunione è questa: quello che il Dio creatore possa entrare nella tua vita, possa dare senso, scopo, finalità, affinché Dio possa entrare nel tuo cuore e benedirti, così come dice la parola del Signore. Vedo delle mani alzate, anche per conoscerci meglio. Volete venire vicino a me per piacere? Basta uscire dal vostro banco, basta venire qua. Io pregherò insieme a voi, scenderò pure io giù, così possiamo pregare assieme, possiamo ricevere assieme la parola del Signore. Mentre gli altri possono inchinare il loro capo, possono solo pregare, noi vogliamo che loro possano ricevere Gesù, che la loro vita possa cambiare, che Dio possa far parte della loro vita, della loro esistenza. Ecco, le persone che hanno alzato la mano, venite avanti soltanto per ricevere la benedizione di Dio, la vostra libertà, la vostra guarigione. Noi pregheremo e siamo convinti che Dio salverà la vostra vita, che Dio salverà il vostro spirito e che i vostri giorni saranno giorni felici, come insegna la parola di Dio, come noi abbiamo creduto nel cuore, come Dio ha ordinato nella parola. Dio vi possa benedire, voi che avete fatto questa scelta di venire ad accettare Gesù nella propria esistenza. È una scelta straordinaria quella che state facendo, è qualcosa che cambierà il vostro duolo in gioia, che trasformerà la vostra vita, che metterà pace dentro di voi, perché Dio ha ordinato la benedizione. Quando noi accettiamo Gesù succede un grande miracolo. È detto nella parola: egli ha odiato l'iniquità, ha amato la giustizia, per questo Dio lo ha unto. È l'unzione di Dio che spezza il vostro gioco. Voi che siete venuti avanti, alzate le mani come faccio io, vedete? Alzate le vostre mani in segno di arresa. Quando i ciclisti arrivano all'arrivo, alzano le mani perché sono felici. Voi siete arrivati alla prima tappa della vostra vita, ricevere Gesù. E ricevere Gesù con le mani alzate significa arrendersi a Lui e credere che Dio è buono, che la sua benignità dura in eterno. Ripetete insieme a me questa preghiera. Potete anche guardarmi se non vi distraete, ma ripetetela insieme a me con tutto il vostro. Io vi presto le parole, non vi posso dare il mio cuore, ma voi metteteci il vostro cuore, la vostra confessione di fede. È detto nella Bibbia: se col cuore credi e con la bocca confessi che Gesù è il Signore, che ha portato il tuo peccato e che ti libera, tu sei salvato, salvato senza pagare niente, e una nuova vita inizia per te. Voi che siete venuti avanti, ripetete insieme a me ad alta voce, in modo tale che vi potete sentire, perché è la confessione di fede che ci libera da ogni inganno. Dite insieme a me: Signore, venga la tua presenza. Alzate la voce: Signore, vengo alla tua presenza nel nome di Gesù, e questa sera ti ringrazio perché mi hai portato qui. Io ricevo Gesù come mio Signore, come mio Salvatore, e ti chiedo questa sera di perdonare la mia vita. Credo nel mio cuore che Gesù ha portato il mio peccato, la mia iniquità, le mie malattie, ha portato il mio peccato, affinché io questa sera potessi ricevere perdono. E io ti ringrazio, Signore,
voglio donarmi a te. Per questa ragione ti chiedo perdono e ti chiedo di accettarmi come un tuo figliuolo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica con tutto il cuore. Dio vi benedica.